È stata una partita sporca, no? Sapevamo che oggi non era facile. Dopo tanto tempo abbiamo iniziato a giocare alle 3 del pomeriggio, quindi anche il clima magari in questa circostanza non ci ha aiutato molto. Però, ripeto, al di là di tutto era importante portare a casa una vittoria, sofferta perché l'abbiamo portata a casa all'ultimo minuto. Però ci sta, la Serie B è anche questa e bisogna stare sicuramente attenti perché troveremo nel nostro cammino tante squadre che giocheranno così e quindi bisogna stare tranquilli, sereni e sfruttare le occasioni che ci capitano. Quest'anno ho iniziato con un piglio diverso, l'anno scorso per me non è stato semplice adeguarmi alla categoria. È chiaro, arrivavo da tanti anni di Serie A e la Serie B è completamente diversa, quindi in certe circostanze ho avuto difficoltà di ambientarmi, però già da quest'anno ho voluto fortemente essere sereno, tranquillo e di sfruttare qualsiasi occasione. Merito soprattutto del gruppo, merito anche del mister che fin dai primi giorni insomma, mi ha dato forza e quindi questo devo ripagare in campo con le prestazioni, ma ripeto, non dipende solo da me e anche la squadra, il gruppo insieme che ti fa fare buone prestazioni. Era quello che volevamo. Oggi non è stata sicuramente una partita facile e speriamo che sia l'ultima, ma io ho paura che nel nostro cammino troveremo altre partite in queste condizioni. Quindi bisogna stare tranquilli, sereni, cercare di sfruttare quelle poche occasioni che magari gli avversari ci danno e di stare sicuramente sereni perché so il potenziale di questa squadra e anche se magari qualche partita non giochiamo bene, ma la giocata o l'azione del gol la troviamo sempre. Quindi la mentalità è quella giusta fin dall'inizio del campionato. Lavoriamo così, non sarà facile però. Se continuiamo a lavorare, insomma, ecco, come stiamo lavorando in queste settimane, possiamo fare molto bene quest'anno. Diciamo che sapevamo già anche noi in partita quali erano un po' le nostre difficoltà, soprattutto erano quelle che non riuscivamo ad arrivare nelle seconde palle, nelle rimesse dal fondo e quindi quando arrivavi secondo andavi in difficoltà perché loro ripartivano con queste palle lunghe e era sempre una rincorsa. Quindi abbiamo sistemato nel secondo tempo questa cosa e siamo anche riusciti in parte, però poi ripeto è venuta fuori anche la qualità e la voglia soprattutto di portare a casa un risultato che per noi è come il pane. Ma sai, in Serie B sto notando che molte squadre no, a Pisa non c'ero, però vabbè, ho visto da fuori è la stessa cosa. E no, sto notando che quest'anno molte squadre stanno giocando con la difesa 3, quindi è un modulo particolare perché soprattutto noi terzini dobbiamo alzarci tanto e attaccare insieme i loro quinti. E tante volte non è semplice perché ci vuole sicuramente un movimento da parte di tutta la squadra. Però ripeto, siamo riusciti in tutte le occasioni per il momento. E quindi penso che stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare su questa strada.